guai se non si trasformasse culturalmente la città. E devo dire che quest'anno, con il maggio dei monumenti, si è data fiducia all'intelligenza dei napoletani, perché quando si è messo al centro delle iniziative Croce, qualcuno ha avuto paura, dice, ma i napoletani saranno in grado di, invece i napoletani sono in grado di. Quindi si possono dare ai napoletani prodotti di cultura di alto livello. I napoletani sono all'altezza di, quindi non va, è un pubblico che ha delle esigenze culturali che non va assolutamente sottovalutato. Ha lasciato recentemente l'incarico di direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli, ma più in generale Mauro Giancaspro è stato un vero animatore della vita culturale napoletana. Di lui si sono ricordati stamattina in sala giunta di Palazzo San Giacomo i meriti del professionista e dell'uomo, dello scrittore e dell'organizzatore in momenti importanti come fu ad esempio il secondo centenario della Repubblica Napoletana del 1799. Insomma, un riferimento culturale e civile di massima importanza per la città, che per iniziativa dell'assessorato alla cultura ha voluto ringraziarlo per l'attività svolta, riconoscendone pubblicamente l'opera e manifestandogli la sua gratitudine. Io sono felicissimo di questo riconoscimento, sono emozionatissimo, è un riconoscimento che francamente non mi aspettavo, quindi sono molto contento. In 19 anni di Biblioteca Nazionale ce l'ho messa tutta per cercare di farla diventare un centro culturale aperto alla città, e se la città mi dà questo riconoscimento vuol dire che in qualche modo ci sono riuscito e sono contento per questo. Mauro Giancaspro è stato un protagonista della vita culturale e civile di questa nostra città, un intellettuale arguto, ma anche dotato di una straordinaria competenza e anche con grandi idee di innovazione e di apertura alle novità. Quindi un protagonista della battaglia per il libro e la lettura, cercando di attraversare questo tempo di cambiamenti senza nulla perdere del grande patrimonio culturale e civile di questa nostra città. Quindi premiare lui significa in ogni caso sottolineare anche che il valore del libro e la necessità della lettura sono qualcosa di profondamente insostituibile per costruire una vita civile, una vita collettiva degna di tutti quanti noi e di una grande città come Napoli.